Professore, oggi parliamo di malattie rare e farmaci orfani. L'Istituto Superiore di Sanità ha un centro nazionale delle malattie rare, ma anche importanti funzioni per quanto riguarda la ricerca. Ecco, come si impegna l'Istituto Superiore su questi fronti? Beh, oggi i fronti su cui impegnarsi sono molteplici. L'uno intanto è quello di superare queste dimensioni di più Italie dal punto di vista ovviamente proprio dello screening neonatale, quindi campagne informative importanti ovviamente per sollecitare le regioni che ancora non sono messe al passo, diciamo, di adeguarsi. Secondariamente sviluppiamo comunque qui i nostri laboratori di ricerche anche delle attività di ricerca nell'ambito specifico delle malattie rare, che sono un campo, come lei ben sa, per buona parte ancora inesplorato. Terzo, ovviamente attraverso il potenziamento dell'organizzazione sociosanitaria, ovviamente puntiamo a sostenere sia i pazienti che le famiglie, perché ovviamente sono spesso patologie molto pesanti che influiscono, oltre che da un punto di vista sanitario, anche sul piano sociale. Per quanto riguarda l'organizzazione del nostro Paese, noi sappiamo che la legge 279 sulle malattie rare è stata fatta e poi poco dopo è stato approvato il titolo quinto. Ritiene che questa regionalizzazione, soprattutto nel campo delle malattie rare e quindi anche della distribuzione dei fondi per la ricerca, possa essere un problema o è qualcosa che si può superare? Beh, questo è uno dei grossi problemi del nostro Paese, che su alcune tematiche fondamentali non possiamo più permettersi di avere oltre 20 sistemi sanitari, ma sulle forti politiche nazionali ovviamente ci deve essere un superamento delle barriere regionali, questo è pacifico, che in questo caso rappresentano degli ostacoli proprio al fatto di garantire gli stessi livelli essenziali di assistenza, in questo caso appunto lo screening neonatale, a tutti i bimbi d'Italia. Attualmente, oltre a un emendamento già approvato 2 anni fa a firma della senatrice Paola Taverna, c'è a firma della stessa e di altre persone al Senato un disegno di legge che sta andando avanti un po' a rilento. L'Istituto Superiore è stato convocato nell'audizione relativa a questo disegno di legge, ha portato il suo parere? Beh, è una problematica che segue la dottoressa Taruscio, direttrice del centro, e sicuramente lei si è resa parte attiva nel sensibilizzare anche il mondo politico su questa problematica.